Siamo vestiti in coppia. Sì, che bello. La stessa maglietta con lo stesso tipo di video. È vero. Ragazzi! Non sono partita in giro. Uova Buzzi! Comusemu! Sono stanca, l'ho già fatto una volta. Come l'hai già fatto una volta? Sì. Vorrei mica dire che abbiamo girato un altro video oggi. Bentornati sul canale di Link Troll, lo youtuber del popolo, e voi siete il mio popolo. Ma oggi del popolo non ce ne freghiamo nulla, perché oggi si celebra e si festeggia me. Quindi oggi è il mio compleanno, evviva! Ah, lo posterai il giorno del compleanno? No, è il mio compleanno e oggi siamo qui per fare uno Unboxing! Uno epico! Perché io pensavo volevo dire uno spacchettamento. Sì, ma comunque sì, stiamo girando questo video non il giorno del suo compleanno, infatti è molto triste questa cosa. Però purtroppo lui non sarà qui il giorno del suo compleanno, quindi dovevamo fare per forza così. Sarò già morto. Ecco. E quindi adesso aprirò il mio regalo, che è questo, un delizioso gioco da tavolo. No. E quindi oggi aprirò il mio regalo, che è questo. Allora, come vedete, l'involucro è molto di qualità, la grandezza è più o meno questa, c'è un fiocchettino qui che ora mi premurerò di aprire. Non ci riesco, puoi fare tu? Prendo le forbici. Sì, che mi taglio. Vabbè, ha impacchettato di merda perché tipo si sono creati dei buchi nella carta regalo che ho dovuto tappare con altra carta regalo, quindi ho fatto una merda. Un collage bellissimo. Sì, sì. Proprio quando è fatta fa proprio cagare, sì, però. Bello, cioè ragazzi. No, vabbè, volevo fare un altro tipo di cosa, Casereccio. Però non bastava la carta regalo. Casereccio. Ho la carta regalo con i cuoricini. Ma il problema maggiore è che purtroppo forse lui ha capito che regalo è, perché io non sono stata in grado di nascondere la scatola di spedizione quando mi è arrivato. Allora, diciamo che la grandezza comunque già è indicativa. Potrebbe essere un frullatore, ad esempio. Magari. Lei si lamenta sempre che io non cucino mai, non faccio mai nulla, quindi potrebbe essere... Sì, sicuramente con un frullatore impareresti a cucinare. No, allora, prima stavo cazzeggiando ovviamente, però qua bisogna andare di strategia, eh. Ecco. Comunque sono dell'uovo di Pasqua questo. E ora apria. No, e non guardare! Oh, hai ragione. Ma scusa, l'hai detto a me di non guardare, tu guardi! Hai ragione, allora dai, vabbè, ho visto solo un pezzo di plastica, potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere l'involucro. Ma come fai a voler guardare mentre ancora non hai scartato una merda? Hai ragione, ma non ho guardato, cioè ho guardato, ho visto un pezzo di plastica. Vabbè, di apri. Non stavo facendo l'occhiolino. Non capisco. Non stavo facendo l'occhiolino. Ok. Va bene, apro così con gli occhi chiusi. Aspetta, prima voglio capire al tatto cosa potrebbe essere. Allora, è un involucro. Qui c'è un'apertura. Allora, è tutto molto plasticoso e la forma è un parallelepipedo rettangolo. Parallelepipedo rettangolo, perché esiste anche il parallelepipedo quadrato. Parallelepipedo è qualsiasi cosa che abbia una superficie solida, ignorante. Quindi se è un rettangolo bisogna specificare che è un rettangolo. Allora. Apri gli occhi, no, che no, palle! No. Allora, aspetta, devo capire anche. Devo capire che vibes mi dà. Sento che mi dà delle vibes di Danganronpa. Però che gioco potrebbe essere? L'uno, no, il V3, no, il V3 nemmeno. Potrebbe essere il Ultra Despair Girls, sicuramente. No, aspetta, mi fa aprire gli occhi. Sì. Evviva! Finalmente la guaina! Che sorpresa! Non ci aspettavamo proprio che fosse questo regalo! Soprattutto perché non abbiamo guardato mentre scartavamo. No, allora, dentro la carta regalo. No, la colpa è sua, perché quando l'ha ritirata al post office. Tu hai guardato, non avresti dovuto guardare. Non l'ho guardato, avevo una scatola gigantesca di cartone, mi è caduto dall'occhio, ho visto le scritte giapponesi tipo. Allora ho detto, vabbè, viene dall'Asia, e allora la forma è così, non può che essere una figlia di Danganronpa. Però avresti potuto sorprendermi comprandomi una figure buona, lo so, di Chiaki, di Kyoko. Io magari la prima aspettandomi a Jim e tutto, Jim, e poi invece tipo, ah, ci rimaneva di merda. E io direi di
Cioè, di prendere anche com'è. Sì, tanto scarta ove. L'unboxing epico! Finalmente posso dire di avere una figure di Danganronpa! Cioè, comunque tu che hai guardato la carta regalo... Ma non l'ho guardato! Ho visto solo la plastica così! Non avresti comunque dovuto guardare in principio! Ah, la plastica, un involucro! Ma metti che non c'è, metti che non vedevi la plastica e vedevi qualcos'altro! Con la camicia alzata, Zegzi! Con la camicia alzata! Cioè, tu comunque non avresti mai immaginato... Fino a che non avessi visto quella scatola che era questo il regalo. Cioè, avevo comunque un sospetto perché comunque sapevi che la volevo. Però non avrei. Se, magari vedendo la scatola un po' mi ero. Eh no, quindi è stata la scatola il problema, quindi sono una merda io che non ho fatto in modo di farti di nasconderti la scatola agli occhi. Vabbè, ma. Infatti mi sento molto uno schifo perché sono riuscita per un mese a mantenere il segreto, poi una scatola del cazzo ha rovinato tutto. Guarda che bello! Oh, ma non c'hai i capelli verdi? Come mai? Tutti i cinesi, cioè, vendono le parrucche verdi. Io mi aspettavo di averlo con i capelli verdi. Come mai? Come mai non sono verdi? AliExpress, come mai? Come mai? Eccoli! Oh, Hinata-kun! Quindi finalmente ce li abbiamo tutti e due. Le mani che si toccano! Aspetta che mi è venuto in mente una cosa super divertente. Che stai facendo? Lo scaccola. Ma vaffanculo. Dai, no, che figata, finalmente ce l'abbiamo. Hinata-kun. È da un anno e mezzo che un anno e mezzo, sì, più no, meno. L'hai preso quando sei andato in Giappone? Sì, vabbè, io l'ho preso un anno e mezzo fa. No, un anno e due mesi fa con Maeda, quindi mancava lui. Che costava un sacco. A Lucca l'avevamo trovato tipo a 180, quant'è che lo vendevano a Gime? 100. Ladri! È sporcata la frangetta, vabbè. Oh, non è che sta dovendo, hanno fatto lo stesso. Non lo so, può darsi. Complimenti. E come? Vabbè, proverò a usare la gomma per la gomma, i capelli di gomma. La fattura è veramente ottima, ragazzi. Sì. Cioè, c'ha pure le unghie! Le unghie soprattutto. Cioè, guardate. Cioè, guarda, non so se si vedrà nella... Perché poi, tra l'altro, pure il focus non credo sia automatico. Ma c'ha le fottute unghie. È impolverato, come... Vabbè. Ora si impolvererà pure a Gime, perché non abbiamo una teca per le fine. Finalmente. Grazie, amore. Sì, grazie il cazzo. Sono frustrata, più che altro, perché è bastata una scatola di merda per rovinare tutto. Ma pure tu ti hai mangiata la foglia sul mio regalo di compleanno, dai. In che senso? Quello che ho fatto io a te. Te l'aspettavo. Ah, vabbè, ma perché dalle dimensioni della scatola avevo capito. Il prossimo anno ci faremo vicenda dei regali brutti, così sicuramente l'effetto sorpresa esatto. Ci sarà. Tipo io a te ti regalo l'intera discografia di Gigi D'Agostino. Wow. Meglio lui che D'Alessio. Vabbè, allora D'Alessio, l'ha detto, No, però ora sapresti cosa aspettarti. Vabbè, scogiterò qualcosa di più brutto, non ti preoccupare. A posto, ora li esponiamo insieme e poi vedrete delle foto. Foto compromettenti. Sì, non so quanto ci si possa riuscire con. Però. Evviva! Bene, anche per questo episodio di spacchettamenti epici è tutto. Il prossimo episodio sarà a Natale, quindi mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, soprattutto lasciate un mi piace, un commento. Ho scritto non vedo l'ora che arrivi Natale, mi raccomando ragazzi, perché a Natale ci saranno spacchettamenti incredibili. Ho già preso accordi con la Nintendo che mi manderanno dei pacchetti sorpresa regalo, che proprio pacchetti sorpresa regalo esatto, perché a Nintendo gli piace fare le cose ripetute, capito? I remake, i remaster, quindi anche quando nelle frasi mettono più parole di uguale significato, perché così fanno tipo il remake della parola precedente. E io non ti stavo cagando, stavo guardando a Gime, comunque ok. Dissing, parte il dissing, ecco.